vissuto la mia vita come meglio ho potuto, senza conoscerne lo scopo. Ma attratto come una falena da una luna distante. E qui, al fine, scopro una strana verità. Sono solo un tramite per un messaggio che elude la mia comprensione. Chi siamo noi? Benedetti a tal punto da condividere le nostre storie così, da parlarci attraverso i secoli. Forse risponderai a tutte le mie domande. Forse sarai colui che alla fine darà un qualche valore a tutta questa sofferenza. Adesso, ascolta. Buonasera a tutti, qui Coso, che vi parla con Triangolazione Spagna-Sardegna-Stivale, gestita da Omar. Ciao a tutti. È presente anche il mio second in command, Marco. Ciao. Allora, niente, ho insistito per mandare in onda questa parte del monologo di Eddie perché, come sapete, lo scorso ottobre ho avuto la fortuna di conoscere chi le ha pronunciate al fan day di Assassin's Creed Revelation. È stata una bella sorpresa quel giorno, ma in rapporto con tutta l'avventura del fan day diciamo che è stata un'esperienza un po' fugace. E niente, quindi oggi vorrei riprenderla da dove mi sono fermato, condividendo con voi questa cosa. Ospite speciale, infatti, oggi c'è Ezio Auditore. Saluti a tutti gli assassini in ascolto e al team delle verità. Piero Baldoni! Grazie per la disponibilità innanzitutto, Diego. Allora, da dove iniziamo? Vediamo un po'. Allora, innanzitutto diciamo che se volete mandarci delle domande, il sito, no, la mail, dici la mail, Marco, se non me la ricordo, scusate. Le verità del podcast, senza niente, @gmail.com. Perfetto, mandateci le vostre mail se avete delle domande da fare in diretta e noi partiamo. Allora, Diego, classe 81, prima di tutto, prima di essere un doppiatore, sei un attore teatrale, e niente, però hai partecipato a vari doppiaggi, tra l'altro per Assassin's Creed non sei neanche nuovo, diciamo che tu comunque sei della vecchia guardia, dato che hai doppiato già in Assassin's Creed 2 Bartolomeo d'Albiano. Esattamente. Qual è preferito tra i due? Ezio Auditore e Bartolomeo? Ezio sicuramente, perché è un personaggio più bello, è stata una sfida più difficile, ma anche più affascinante, più appagante per me come attore. Anche se Bartolomeo mi ha dato molta soddisfazione, devo dire, sia nel momento in cui l'ho doppiato, sia nel riascoltarlo. Credo che, onestamente, adesso non tocca a me dirlo, però il risultato sia credibile. Beh sì, soprattutto... Insomma, poi mi sono molto divertito. Sicuramente il lavoro sui due è stato molto diverso, ecco, questo sì. Beh sì, anche perché poi per Bartolomeo, devo dire la verità, io all'inizio non l'avevo di certo capito che eri tu, perché comunque sì, hai fatto un coro abbastanza elusivo con la voce, perché comunque ti sei invecchiato molto, no? Sì, più che altro ho usato un tono di voce molto più sporco, più rocca, in linea col personaggio, così come me lo avevano spiegato. Ecco, dimmi un po', sì. Dimmi un po' più che altro, ecco, su cosa ti basi per impostare il personaggio? Che elementi hai a disposizione durante il doppiaggio? Non mi sento. Ci senti? Sì. Non abbiamo in realtà molti elementi, nel senso che, come ho già avuto modo di dire io in altre interviste, o comunque come hanno detto già i miei colleghi, doppiamo a nero, quindi non avendo l'ausilio del video è difficile farci sognare un'idea. Diciamo che il direttore del doppiaggio di solito è in possesso delle informazioni necessarie per doppiare, diciamo, un personaggio a ragion veduta. Nei casi più fortunati si ha anche un'immagine, una foto,
immagine per farsi un'idea del personaggio e poi c'è naturalmente la voce in originale, quella che poi è il riferimento più importante, insomma, sia a livello tecnico che a livello, boh, così interpretativo nella creazione del proprio personaggio poi. Ah, quindi c'è proprio immedesimazione dettata tutta dalla creatività, insomma. Sì, dalla creatività, beh, insomma, ci sono le indicazioni del direttore di doppiaggio. Sì. Il problema è che spesso, non è il caso di Assassin's Creed, in cui le informazioni al riguardo erano abbondanti e molto precise al riguardo, però in generale, insomma, in molti casi le informazioni di cui si dispone sono veramente poche. Quindi il lavoro creativo che c'è dietro è grande, però si va a comprare. Posso fare una domanda? Beh, certo. L'originale che fa da guida, nella speranza che l'originale sia degno. A volte capitano i doppiatori bravi all'estero, molto bravi, quindi aiutano molto perché li si può seguire nella loro interpretazione, però a volte capitano anche quelli Perfetto. Ci senti, Diego? Sì, meno. Sì, mi sento. Sono un po' indifferita, Secondo me non siamo un vedo po' in spesso. differita, sì. Forse sì. No, perché io quando, non so se è normale, ma quando parlo io non sento. No, perché siamo. Pendiamo dalle tue labbra, quindi stiamo zitti. Però intervenite, non lasciatemi da solo che poi No, no, bisogna. certo. No, penso che Io volevo. comunque potresti gestire tranquillamente una puntata da solo, perché sei di spicco, Sì, beh. quindi. Con la voce che si trovi, non è che non avresti insomma, problemi. però bisogna anche stare attenti a quello che si dice, No, no, eh. tranquillo. Facciamo dire questa domanda a Marco. Io Sì. Come volevo no? dire, il direttore del doppiaggio è tipo parte dell'azienda che produce il prodotto in cui è presente il personaggio che devi doppiare, o è un esterno? No, 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 assolutamente. È parte dello studio presso cui si doppia. Ah, Cioè, ok. diciamo, il referente del progetto a cui, in questo caso Ubisoft, ma tutte le case di produzione, per il caso specifico, forniscono tutte le informazioni al riguardo per il doppiaggio del gioco, ma poi è direttore in autonomia, poi magari confrontandosi con i responsabili di Ubisoft, appunto nel caso di Assassin's Creed, nella scelta delle voci, nella distribuzione, ma a livello poi artistico, al momento del doppiaggio, è tutto in mano al direttore, che è assolutamente indipendente dalla casa di produzione del gioco. Quindi c'è un passaggio di informazioni in vari stadi, Assolutamente sì. prima che arrivi a voi. Prima che arrivi al doppiatore? Sì, sì, al doppiatore. Eh sì, diciamo, nella scala c'è la casa di produzione, lo studio di doppiaggio a cui viene affidato il lavoro e poi i doppiatori che vengono guidati giustamente dal direttore di doppiaggio a cui è stato spiegato tutto il gioco, possibilmente nei minimi dettagli e quindi. Sì, va bene. E quindi in Assassin's Creed tu ti sei trovato bene, cioè Interpretazione fondamentalmente il materiale lo avevi. del cliente. Mi era stata raccontata nello specifico la storia di Ezio. Io devo dire non conoscevo benissimo la saga, pur avendo giocato al primo episodio, però il direttore in questo caso è stato bravissimo perché mi ha dato tutti gli strumenti necessari per poter fare un lavoro decente, perlomeno. E poi, naturalmente, se il lavoro in assoluto e la mia parte, cioè il doppiaggio di Ezio, è stato apprezzato, molto del merito va a lui, perché comunque il ruolo del direttore è molto importante, insomma. Tornando a noi, com'è che ti hanno scelto per Ezio, Diego? Dunque, sono stato scelto tramite un casting che è nato quasi per caso, perché io ero stato in realtà selezionato e convocato per altri due personaggi. Uno era sicuramente Yusuf e l'altro non lo ricordo più onestamente, è passato più di un anno, la mia memoria fa cilecca. Nel fare il casting su questi due personaggi, poi parlando con il direttore, siamo
andati sul discorso di Ezio e mi ha raccontato che appunto nell'episodio in Revelation Ezio doveva cambiare voce perché Novara, per quanto bravissimo, aveva difficoltà a coprire un Ezio invecchiato di 20 anni, correggetemi se sbaglio, e poi di 30 in Embers. Sì. A quel punto si è prospettata la necessità di un cambio di voce. Uh-huh. E parlando con il direttore è saltata fuori l'ipotesi di farlo fare anche a me, cioè di mettermi nei scatti. La grossa perplessità nasceva dal fatto che comunque, avendo in epoca io 30 anni, dover coprire un personaggio che arrivava ad averne oltre 60 diventava un po' complicato. Comunque, diciamo che ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, abbiamo voluto provare. Provando, nel casting ci siamo accorti che comunque la voce da 52enne e la voce da Ezio 60enne, se non ricordo 62enne, correggetemi se sbaglio, comunque poteva essere, ci poteva stare, era credibile. A quel punto, oltre alle voci già selezionate per il casting, il direttore ha deciso di aggiungere la mia. Così poi Ubisoft mi ha scelto e insomma... E sei finito tra i titoli di coda come Ezio. Dopo circa un mesetto ho avuto questa splendida notizia che non mi aspettavo. Cioè, lo confidavo molto in uno dei due ruoli per cui ero stato selezionato. Però su Ezio, forse anche per scaramanzia, onestamente. Invece... Guarda, sinceramente non me lo sarei mai immaginato diversamente un altro Ezio, cioè, se non avendo una voce così... diciamo più cupa, che comunque ci stava perché doveva essere così, con tutto il bene che possiamo volere a Novara, ma purtroppo il suo range di voci non era troppo giovanile. Vabbè, però Novara si è molto, cioè in Brotherhood comunque ha tentato, però non so quanto sarebbe funzionata la sua voce in Revelations, cioè non era credibile. In Revelations avrebbe... Sì, avrebbe trovato troppe difficoltà, ma già, anche perché non credo sia proprio colpa di No, assolutamente. Guarda, se io posso permettermi, Renato è un doppiatore bravissimo. Sì, sì, però, bravissimo. Per carità, cioè, e lui è rotto, e lui che sono a rapper in One Piece, no? Sì, sì, ha fatto tantissima... Sì. Però... Uno dei più apprezzati, uno dei più bravi. Sì, sì. No, niente da togliere, anzi. Il problema è che ci sono dei limiti fisici i quali non possiamo andare per lo stesso principio, per cui io non posso fare un quindicenne, per lui diventava complicato coprire un Ezio 52enne e oltre, insomma. La tua gamma va da? Dipende dai prodotti, però diciamo dai 25 fino ai 50. Sì. Claro. Poi si può anche tentare qualcosa di diverso, però diciamo che è già una fascia, un range vocale parecchio ampio. Infatti volevo chiedere, ma mediamente quanto è ampio questo range vocale? Si può dire, cioè è soggettivo, dipende da attore a attore e dalla pasta vocale di ciascuno. Si può fare una media, c'è chi copre dai bambini fino ai ventenni, chi magari riesce a fare anche i ragazzini, gli uomini di mezza età, insomma, non si può fare una stima di media. No, certo. Bisognerebbe vedere caso per caso, insomma. Diciamo che più si riesce a essere duttili con la voce, più naturalmente il nostro apparato fonatorio ce lo permette, meglio è. Insomma, ci si ritaglia un ventaglio di possibilità molto più ampio. E, insomma, lavorativamente parlando, è una fortuna. Appunto. Tutto ritorna. Sì, esatto. Anche perché di recente ti ho sentito su Battlefield, su Battlefield 3. Mi ha fatto strano, perché adesso abbi sì. Voi il fan day, voi il fatto che ti ho conosciuto di persona, e comunque io ormai ti avevo unicamente identificato in Ezio, poi cioè, risentirti lì in Battlefield dicevo, ma come, questo... lui è Ezio, non può fare altro, però devo dire che comunque... Sdoppiamenti multipli di personalità. Cioè, tra l'altro lì eri anche un generale plurimedagliato, sì. Abbastanza cazzuto.
che imponeva ordini a tutto spiano, tra l'altro. E tra l'altro mi capita spesso di doppiare personaggi del genere, quindi anche in altri giochi di guerra, tutti i vari Call of Duty, piuttosto che altri titoli che ora mi sfuggono, comunque capita spesso di fare dei generaloni o dei militari, insomma, di una certa pasta. Sento incazzata. La mia voce porta lì. Mi è venuto in mente adesso, mi ricordo che tempo fa su Facebook, quando ti scrissi che avevo visto Embers, avevi un po' di perplessità, dicevi che mi avevi chiesto se, cioè, lasciavi intendere una certa perplessità sul tuo operato, ma è stato così difficile doppiare un Ezio così incanutito? È stato, sì, è stato abbastanza difficile, perché comunque aggiungere oltre 30 anni alla mia età anagrafica non è stato semplice. Tra l'altro, il lavoro vocale che ho fatto per invecchiare Ezio naturalmente limita un po' nell'interpretazione, perché utilizzare un tipo di voce lontano dalla propria naturale comunque limita nel resto. Però devo dire che risentirlo ci sta. Secondo me, ascoltandolo con attenzione, specie in alcuni momenti, magari in passaggi un pochino più rapidi o concitati, per quanto non è che ci siano molti momenti concitati in Embers da parte di Ezio, a parte il momento della lotta, diciamo che in alcuni frangenti si sente che non è la voce di un sessantenne, però credo che comunque nel complesso ci stia, sia credibile, ed è la cosa più importante, insomma, quando poi si fa questo lavoro, no? Di essere credibile per chi lo ascolta. Cioè, sì, la resa alla fine comunque era ottima, anche perché diciamo che il passaggio tra l'Ezio di Revelations a quello di Embers, cioè dico l'arco temporale, comunque in Revelations ha 52 anni circa, ma in linea 65. Ah, ecco, 65. Sì, 62 più o meno, va bene, sulla sessantina in ogni caso. Sì. E niente, comunque c'è, credo, ecco, che diciamo, sarebbe stato più traumatizzante per chi ascoltava magari mettere un ulteriore nuovo doppiatore che magari, cosa ne so, rendesse meglio la voce anziana, ma comunque snaturasse quel passaggio, perché comunque sono solo 10 anni che passano da quei Embers. Sì, sono d'accordo. Devo dire che tra l'altro Embers è stata l'unica parte del gioco in cui abbiamo avuto i video. Perché più a sync e vederlo così incanutito, così saggio, è stato molto utile, insomma, per me nel cercare la voce più giusta per quell'Ezio. Sicuramente se non l'avessi visto avrei incontrato molte più difficoltà, invece insomma avere l'ausilio del video è stato fondamentale. Ecco, vedi, adesso Embers comunque è un cortometraggio, perché non ti hanno perché non ti fanno vedere gli intermezzi? Adesso c'è la domanda da profano, ecco, perché non ti fanno vedere gli intermezzi dei videogame e farti doppiare? Allora, perché spesso quando il materiale che arriva in fase di doppiaggio non è ancora quello definitivo. Capita ogni tanto di lavorare su dei filmati che sono lontanissimi dalla versione poi definitiva, cioè magari vedi solo il tuo personaggio, ma non capisci su uno sfondo bianco, quindi tu non capisci in quale situazione si trovi, se è all'interno, se è all'esterno, se fuori c'è rumore, se invece c'è la calma assoluta, se è con altre persone. Quindi il video è utile, è molto importante se arriva comunque già in una versione semi-definitiva. Quando arriva, come succede, in modalità iperprovvisoria, non dico che sia quasi controproducente, ma comunque non aiuta molto, insomma. Ah beh, sì. Quindi per quello, insomma, non arriva quasi mai, arriva in fase di doppiaggio il prodotto finito. Il gioco finito. Capita di doppiare delle scene, poi magari dopo poco tempo rifarle, perché nel frattempo
gli sceneggiatori le hanno riscritte, quindi insomma sono state modificate graficamente nella resa, insomma, quindi vedo spesso di fare dei rifacimenti su scene già fatte e finite, perlomeno a livello di doppiaggio. Marco, ci sono domande dalla mail? Sì, volevo alla fine di questa, allora, ho una domanda da Sly, da Vincenzo. Sì. Vincenzo. Tornando su Bartolomeo dal Viano, ti chiede se ti sei trovato in difficoltà a esprimere gli improperi relativi al linguaggio di Bartolomeo. No, anche perché, guarda, nel mondo del doppiaggio il linguaggio di Bartolomeo è da educanda rispetto ad altri giochi, in cui se ne sentono veramente di tutti i colori, quindi no, assolutamente, anzi è anche divertente, insomma. E a te è capitato invece di fare qualcosa di più spinto, tra virgolette, cioè di improperi più gravi o... Sì. È proprio quelli di Bartolomeo? Sì. Sì, assolutamente, sì. Spessissimo. Sì, ormai c'è da dire, tra l'altro, che Bartolomeo in Assassin's Creed 2 è ancora... È un profilo, diciamo, è in Brotherhood, sì. Che comunque lì già in Brotherhood non sei. Mi sento più, vero Diego? Non ci senti? Diego? Adesso sì, dice che scusa Bartolomeo nel 2? Dico, nel 2 è più basso profilo, nel senso è dal meglio di sé in Brotherhood quando lo arrestano, ma in quel caso lì non sei già più tu, c'è già un altro che non mi ricordo chi è che lo doppiava. So se fosse era Pietro Ubaldi, però non sono sicuro. Pietro Ubaldi, sì. Grandissimo, bravissimo. No, è eccezionale. Sì, quindi adesso io non ho visto il Bartolomeo di Pietro, ma comunque... No, ci possiamo assicurare che... che rende molto. Ha una creatività dell'imprecare che è devastante. Ragazzi, quanto manca? 7 minuti. Abbiamo tempo per un'altra domanda flash? Io ce ne ho di mie. Ce n'era una dalla mail, ma mi sa che non possiamo farla, per cui... su questa che siamo. Io ne avevo una lista di domande. Una era semplicemente: quanto tempo hai passato complessivamente nello studio per doppiare Edizione Revelations? Più o meno, alla buona. Come ore, dici? Sì, o come giorni, quanti giorni? Ma si va a ore. Dunque, vado un po' a memoria. Col beneficio del dubbio ti dico circa una ventina di ore. Sì, non direi più. Tenete conto che quando non si ha il video si doppia molto, ma molto più in fretta, insomma, perché naturalmente c'è tutta la parte, manca tutta la parte async, che è quella che nel doppiaggio, in generale, non solo quello dei videogiochi, la parte che impiega più tempo, insomma, che occupa la maggior parte del tempo. Quindi sì. Ecco, direi a tal proposito, infatti ci ricolleghiamo al discorso di Novara. Infatti, secondo me il problema più grande è stato questo campionamento, che comunque suggeriva un po' di, diciamo, tra virgolette, fretta. Ad esempio, non so se ci avete badato voi, ma ad esempio in Brotherhood, quando si cavalcava, partivano quei piccoli campionamenti espressivi dove comunque Novara magari lasciava intendere una voce un po' più giovanile rispetto ai 40 anni che aveva già Ezio a quel tempo. Quindi credo che il fatto comunque di non avere davanti un riferimento valido cagioni molto il risultato finale, no? Sì, sono d'accordo. Insomma, ripeto, veramente... Non è per niente facile doppiare i videogiochi, soprattutto prodotti, insomma, giochi così importanti, con questa attesa, questa attenzione che c'è da parte del pubblico, dei fan. Tutto, insomma. Io personalmente ho anche sentito, nessuno me l'ha messa, ma ho sentito di mio una certa pressione, insomma, oltre alla voglia naturalmente di voler fare un buon lavoro. Infatti, insomma, Ezio è un personaggio che ormai è entrato nella storia e nell'immaginario dei videogiocatori italiani e non solo, no? Insomma,
Infatti io secondo, è per quello che io ti ho detto secondo me allora tu dopo, allora ovviamente la voce di Smith è la più diffusa in quanto lui fa il doppiaggio internazionale in inglese, quindi è naturale che sia più diffusa, però a parer mio tu sei la seconda voce più importante di Ezio, perché comunque sia Ezio è italiano, tu sei la voce italiana di un italiano. E beh, dai, sono sul podio, dai. Sono Eh beh, sì, ma contento. teoricamente sei il primo, perché dovresti essere, cioè, in lingua madre è ovvio che, cioè, tu sei virtualmente il primo. Poi è ovvio che comunque la localizzazione inglese è più diffusa. È per quello Sì. che, cioè, secondo me, il ruolo che hai giocato è importantissimo. Sì, questo assolutamente consapevole fin dall'inizio, fin da quando mi hanno comunicato che avrei fatto Ezio. Omar, a che punto siamo? 27 minuti, 27 minuti, Quanto? mancano 3 minuti, mancano 3 minuti. Sì, Mancano 3 minuti. Allora sì. io direi che possiamo anche bloccare qua e far partire l'altra parte, direi, Va bene, ok. secondo me, così evitiamo di spezzarti. Ci Va bene. A tra risentiamo alla poco. seconda parte, ragazzi, piccolo break.